Già 2 anni fa ci è capitato di aprire il Sicilia Queer. Da lì in qualche modo il nostro affetto verso il Queer Festival è andato aumentando, definendo la nostra band una band queer. Per me queer è vedere positivamente la mancanza di la crisi dell'identità, cioè è un modo positivo di sentirsi in crisi. Secondo me adesso c'è bisogno anche di nuovi termini, di un lessico nuovo, e secondo me queer rientra tra questo, rientra all'interno di questo lessico, che è giusto anche per chi non fa parte della comunità LGBT farlo proprio, perché è un termine che rappresenta possibilità di cambiamento, possibilità di interfacciarsi in maniera diversa con... E di non avere tutto sotto controllo, sì. Di non avere tutto chiaro. Il cinema influenza tantissimo quello che facciamo e ci dà anche un aiuto nel concepire alle volte delle performance piuttosto che nell'immaginarci dei videoclip, ma anche semplicemente come creare delle immagini che abbiano già un valore soltanto di impatto durante i live, no? Creare come una scena da film. Per cui già tra l'altro ci è capitato che ci dicessero che alcune delle nostre canzoni fossero cinematografiche, non nel senso, perché non, chiaramente non per il genere di musica da cinema, ma perché certi racconti per immagini, certe suggestioni sinestetiche tra quello che uno si immagina di vedere, di sentire, cioè sono probabilmente sono immagini simili a quelle che uno riceve quando vede un bel film.